Una firma contro la mafia e il patto dei sindaci del Gargano per la sicurezza nelle città. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha nominato la nuova giunta di centrodestra. Tra novità e riconferme si parte da sanità e lavoro. L'attore pugliese Lino Banfi testimonial nel nuovo spot per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dall'Arma dei Carabinieri. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione interregionale di Antenna Sud. Partiamo con il patto dei sindaci del Gargano, tutti uniti contro le mafie. A mattinata la firma di questo accordo per garantire la sicurezza urbana. Sentiamo. Un momento importante perché va a sancire formalmente questa alleanza forte tra tutte le componenti e in particolare con le amministrazioni comunali che governano il territorio. Provare ad arginare le mafie con azioni di prevenzione e contrasto riprendendo il pieno controllo del Gargano attraverso il rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile e quanto provano a fare i sindaci del Gargano che nelle scorse ore alla presenza delle massime autorità della provincia e dei referenti nazionali e regionali di ANCI e Avviso Pubblico hanno stipulato un patto per la sicurezza urbana. I primi cittadini si sono riuniti in una seduta straordinaria nel Consiglio Comunale di mattinata. È un patto che agisce su più assi, quello che ha a che fare appunto con il controllo del territorio ma anche attraverso la prevenzione, quello che lega l'attività investigativa ma anche quella che ci permette appunto in maniera preventiva di evitare che poi ci siano recalcitranze come quelle alle quali abbiamo assistito. Un appello alla comunità? L'appello che facciamo tutti i giorni è quello di continuare a dare l'esempio. Noi siamo quello che facciamo. Sono qui come presidente di ANCI Puglia per dire a Michele Bisceglia e a tutti gli altri sindaci di questa terra meravigliosa che ANCI Puglia c'è e che non sono soli. Credo che sia un messaggio importantissimo, ma è un messaggio che va anche oltre i sindaci. È un messaggio a tutte le comunità interessate, perché la lotta alla criminalità organizzata, come a ogni devianza verso l'illegalità, deve essere un messaggio forte e chiaro. E nella Corte d'Appello del Tribunale di Potenza si è tenuta la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco del capoluogo lucano e dei consiglieri eletti. Sentiamo dunque le dichiarazioni a caldo del neo primo cittadino Vincenzo Telesca. Proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Potenza il signor Telesca Vincenzo. Ufficialmente inizia da oggi il suo mandato. Che emozioni oggi questa giornata? L'emozione oggi è enorme sia perché in questo momento appunto sono stato proclamato, sia perché da questo momento inizia l'azione vera politica e amministrativa sulla città. Quindi siamo un po' in attesa trepidante di questa proclamazione, un po' ora ci sta l'ansia della responsabilità che è gravosa anche per il grande consenso che ho ricevuto. Lo sento tutto e cercherò in tutti i modi di dare risposta ai cittadini, cominciando da un vero rapporto con gli uffici pubblici e cominciando a dare risposte sui servizi come per esempio il TPL, il decoro per la città, la raccolta differenziata, tante cose che ci siamo già detti nella campagna elettorale. Oggi inizia realmente l'azione amministrativa, quindi tant'è che oggi pomeriggio avrò il primo incontro con gli uffici, con la segretaria generale per iniziare a progettare una nuova città e una nuova visione di città. Molto bella questa immagine finale, tutti i consiglieri insieme, sia quelli di maggioranza che quelli di opposizione. È auspicabile che per il bene della città si possa lavorare in questo modo. Io sono stato per i 5 anni passati consigliere di opposizione, ho sempre lavorato per la città, quindi non contro l'amministrazione, non contro la città, mai. Ho sempre lavorato per cercare di dare un contributo anche dall'opposizione. La cosa che chiederò a questa opposizione è di lavorare con me, logicamente nella differenza dei ruoli, ma sicuramente unitariamente per il bene della città. E a Lecce sono le ore decisive per la giunta Pori-Bortone, mandati a termine di un anno. Sentiamo i dettagli.
Assessori a scadenza, questa è l'idea del sindaco Poli Bortone per mantenere gli equilibri e gestire qualche malcontento, perché, secondo le prime indiscrezioni, quella che ufficializzerà il sindaco di Lecce sarà una giunta a rigor di malox. Molti, cioè, saranno coloro che dovranno curare i propri mal di pancia. Aspettative che potrebbero essere tradite a causa dei pochi posti in giunta che da qualche giorno hanno già avvelenato il clima apparentemente gelsominico. Giovedì potrebbe essere una giornata molto importante per il nuovo governo comunale. Tutti i partiti e movimenti dovranno presentare quindi nelle prossime ore le loro proposte definitive per i nomi e le eventuali deleghe della nuova squadra di governo. A mezzogiorno di giovedì in punto, il neosindaco Adriana Poli Bortone presenterà la sua giunta a Palazzo Carafa. È importante rispettare le scadenze burocratiche, quindi la prima riunione dell'esecutivo dovrebbe tenersi già nella giornata di venerdì o all'inizio della prossima settimana. Tuttavia, Bortone ha chiarito che la nuova giunta non avrà l'ambizione di restare in carica per l'intera durata della consiliatura. Sarà sottoposta a una verifica annuale, come ha confermato il sindaco durante un vertice con il centrodestra dello scorso lunedì. Questa previsione potrebbe tradursi in deleghe a tempo determinato e mini rimpasti per garantire il ricambio della squadra di governo. Inoltre c'è l'ipotesi di un incarico futuro per coloro che non troveranno spazio nella giunta in questa fase iniziale. E sugli assessori a scadenza sentiamo le opinioni del centro-sinistra. Abbiamo intervistato Alessandro Dellinoci, assessore regionale, Stefano Minerva, il presidente della provincia di Lecce. Guardiamo. Il sindaco ha annunciato una giunta a termine, quindi assessori che di anno in anno saranno poi rinnovati o dopo una valutazione riconfermati. Secondo lei si può produrre in un anno di assessorato e poi eventualmente essere rimossi? Non sta a me dare giudizi da questo punto di vista politici. Il mio rapporto sarà istituzionale con l'amministrazione comunale di Lecce da assessore regionale e mi raffronterò con il sindaco e tutta la giunta qualunque essa sia di anno in anno. Ma lei in un anno avrebbe prodotto qualcosa se avesse avuto un assessorato a termine quando lei è stato assessore? Ma dipende dai settori. Ci sono alcuni settori che lavorano sulla gestione dell'ordinario, altri fanno pianificazione, secondo me è un po' più complicato. Ma come parere personale? E sicuramente, diciamo, la composizione della giunta ci sono molte richieste, c'è bisogno di tenere contenti nel ragionamento politico tutti i gruppi, ora si aspetta una risposta, magari può essere un modo per diciamo, non far abbassare le aspettative e le richieste, ma a parte i ragionamenti politici, 12 mesi è sicuramente un termine troppo stretto, troppo breve per far lavorare bene un assessore. Di solito le verifiche si fanno a metà mandato, perché ecco, in due anni e mezzo si capisce se un assessore sta facendo un buon lavoro, se i risultati non arrivano. Detto ciò, faccio il mio in bocca al lupo al sindaco nel momento, insomma, sono le ore in cui sta varando la giunta, sono sempre momenti complicati per un sindaco dopo le elezioni, riuscire a scegliere i migliori assessori possibili, e faccio, diciamo, un in bocca al lupo preventivo anche a chi verrà individuato come assessore, perché insomma ovviamente c'è tanto da fare e sarà un lavoro importante, quindi a loro va il mio in bocca al lupo e il mio augurio di buon lavoro. Resta delicata la situazione politica a Brindisi, un conflitto interno a Fratelli d'Italia blocca ancora la composizione della giunta. Bisognerà attendere ancora qualche ora per conoscere la nuova giunta comunale di Brindisi. Le trattative vanno avanti, ma ci sono alcuni nodi da sciogliere, a cominciare dal braccio di ferro con e in Fratelli d'Italia. Nel partito, infatti, ci sarebbe un'evidente spaccatura tra chi pretende la riconferma dei due assessori uscenti, Massimiliano Giano e Antonio Pisanelli, e chi vorrebbe cambiare. In casa Forza Italia invece prende sempre più consistenza l'ipotesi di deleghe per Cosimo Elmo e Caterina Cozzolino, che farebbero parte del gruppo azzurro assieme a Livia Antonucci, l'unica certa della riconferma ad oggi assieme a Daniela Maglie. Sostituzione in vista anche per la Lega, dove Lidia Penta potrebbe lasciare spazio a Ercole Saponaro, che ha già dato la propria disponibilità. Il sindaco, sono molto onesto, mi ha chiesto una disponibilità. Io sono più uno da consiglio comunale, uno che battaglia in consiglio, però in questo momento tutti ci dobbiamo mettere a disposizione. Se ha bisogno di me in giunta, ho dato la disponibilità, sarà lui a fare questa valutazione. Saponaro intanto respinge gli attacchi delle opposizioni, che continuano a richiedere le dimissioni del sindaco Marchion. Ma le opposizioni, voglio dire, c'ero anche la giunta Rossi,
andò via il responsabile dei servizi finanziari in polemica con Rossi, l'assessore al servizi sociali si fu mandata via addirittura poi con varie denunce, andò via l'assessore al bilancio in polemica per la multiservizi. Penso, non so di cosa hanno a parlare, anche perché sulla vicenda multiservizi che tanto stanno parlando, noi stiamo da un anno, ma i deficit non sono stati ereditati, quindi non è colpa certamente dell'amministrazione Marchion. Le opposizioni fanno il loro mestiere in questo momento, però sanno benissimo, partecipando alle commissioni ogni giorno, che abbiamo fatto percorsi in comune, i sacrifici che stanno facendo per i tanti problemi della città. Ancora politica, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha nominato la nuova giunta di centrodestra. Tra novità e riconferme, si parte da sanità e lavoro. Pasquale Pepe, Lega, vicepresidente e assessore alle infrastrutture. Francesco Cupparo, Forza Italia, alle attività produttive. Carmine Cicala, Fratelli d'Italia, all'agricoltura. Laura Mongiello, Italia Viva, all'ambiente. Cosimo Latronico, Fratelli d'Italia, assessore alla sanità. Questa la squadra di governo presentata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che dopo 80 giorni dalla sua rielezione ha anche illustrato il quadro delle attività e le emergenze su cui intervenire celermente. È un programma impegnativo, d'altro canto i tempi brevi sono quando le cose sono facili, queste non sono cose semplici, il programma è un programma complesso da portare avanti ed era anche giusto avere il tempo giusto per scegliere le persone per portare avanti questo programma. L'impegno da parte tutti è che si possa in tempi brevi realizzare quello che noi vogliamo e credo di avere le forze giuste, le competenze giuste per poter realizzare quello che i lucani si aspettano. Ma le emergenze, come sapete, riguardano soprattutto l'aspetto della sanità e l'aspetto anche che fa riferimento all'energia, perché i lucani si aspettano delle risposte concrete, soprattutto per la salute, ma anche in termini di bollette meno salate rispetto a quelle che stanno arrivando. Noi abbiamo dato delle risposte nel primo tempo, abbiamo bisogno di perfezionarle e continuare in questa azione che deve essere un'azione sicuramente utile per tutti quanti i lucani. E adesso sguardo allargato sui temi caldi che riguardano la politica nazionale. Andiamo a Palazzo Madama, dove si è discusso dell'equilibrio tra effetti sociali per le categorie più fragili e le regioni tributarie in un convegno promosso dal senatore Filippo Melchiorre. C'eravamo. Materia delicata, il fisco all'attenzione del governo che lavora ad una revisione della tax expenditure. Le spese fiscali sono passate da 486 nel 2018 a 625, generando un mancato introito che è passato da 54 a 105 miliardi annui, che corrispondono a circa 6 punti percentuali di PIL. Il senso è quello di trovare l'equilibrio tra un'azione efficace da parte dello Stato e quindi da parte della leva fiscale e l'azione nei confronti delle famiglie più disagiate, più deboli, e si è aperto, diciamo, questo confronto molto, molto bello, fatto di numeri, fatto anche di idee, fatto di persone, fatto di umanità. Lo si è fatto all'interno del Senato, lo si è fatto, diciamo, tirando fuori degli sputi che, diciamo, sicuramente io e i colleghi della Camera e del Senato sottoporremo al governo per renderle, diciamo, per renderle praticabili. Di base occorre una revisione operativa accompagnata da un'azione seria e radicale con il contributo di tutte le forze sociali e politiche del mondo dell'impresa e dell'associazionismo per restituire trasparenza, semplicità ed efficacia al sistema fiscale. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nei giorni scorsi non ha nascosto di voler razionalizzare la tax attraverso una selezione delle spese fiscali eliminando quelle inutili. È una settimana decisiva questa per le nomine europee. Giorgia Meloni pare sia in trattativa con il partito paneuropeo per il bis di von der Leyen, che chiude al dialogo con il neonato gruppo dei patrioti, il quale vede al suo interno la Lega di Matteo Salvini. L'Italia con Giorgia Meloni si presenta al vertice NATO con un governo forte e solido in un'Europa che non può vantare governi con la stessa compattezza. Giorgia Meloni volata a Washington per il vertice NATO e alle prese con la trattativa sulle nomine della Commissione europea. Voci di corridoio parlano di un accordo con il PPE per il bis di Ursula von der Leyen e contestualmente della presidenza della Commissione Ambiente, che vedrebbe Lollobrigida in pole position come commissario europeo e non più Raffaele Fitto. Credo che l'Italia sia un modello per coloro che vogliono avere una destra che garantisca la governabilità, l'Italia ne è un modello evidente. Grazie
all'imprinting, alla postura, alla sostenibilità delle alleanze che ha messo in campo Giorgia. Situazione non facile per la Premier, alle prese con il neonato gruppo dei patrioti voluto da Orban, sposato da Salvini e già stroncato da Tajani. Anche io sono patriota, eppure sono anche europeista. La Lega è stata in un gruppo diverso da quello di Fratelli d'Italia, che è stata in un gruppo diverso da quello di Forza Italia. Quindi poi Tajani si sente patriota, mi fa piacere, si sente europeista, io mi sento patriota. E non mi sento tanto europeista rispetto a questa Europa che non ha fatto, dal mio punto di vista, gli interessi dell'Italia. Anche la Meloni ha una sensibilità diversa, ma è di fronte anche lei a un passaggio. Secondo me appoggiare più decisamente la Commissione nella fase di avvio, secondo me darebbe maggiore dimostrazione di una destra europea. Nel frattempo le opposizioni parlano di prime falle nel governo, sui temi che contano. Non voglio commentare le scelte di altri partiti, altri gruppi politici, insomma. Si commentano da soli. Patrioti bisogna essere nei fatti, se chi sta spaccando questo paese si definisce patriota, diciamo, nei fatti poi alla fine non lo è. Questi sono i primi segnali di crepe all'interno di questa maggioranza, che è tenuta insieme solo da un collante di interessi di potere, non da una visione del paese. E adesso lasciamo la pagina politica, occupiamoci invece della cronaca. Sarà ascoltato nel corso di un incidente probatorio davanti al GIP del Tribunale di Brindisi il figlio minorenne della donna massacrata di botte dal compagno a Latiano. Il figlio quindicenne della donna di Latiano massacrata di botte dal compagno sarà ascoltato nel corso di un incidente probatorio disposto nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di Brindisi e che hanno portato all'arresto del padre per maltrattamenti e lesioni personali gravi. L'esame del ragazzino, che avverrà alla presenza e sotto la tutela di una psicologa, avrà un valore probatorio anche nell'eventuale processo, dove non sarà così necessario richiamarlo, evitandogli un'altra situazione difficilissima da affrontare. Per questo, all'incidente probatorio che si svolgerà davanti al GIP Vittorio Testi parteciperanno, oltre che il PM, anche il difensore dell'indagato e gli avvocati di parte civile che rappresentano la donna e lo stesso minorenne. Il ragazzo sarebbe stato a sua volta picchiato dal padre nel vano tentativo di difendere la madre e fu lui a dare l'allarme fuggendo dalla loro abitazione e recandosi in quella di alcuni parenti che si trova poco lontano. Quando intervennero i carabinieri, trovarono la donna priva di sensi sotto un lenzuolo nel cortile interno all'abitazione. Per il suo compagno le manette non scattarono subito, ma solo dopo alcuni giorni. La vittima, ricoverata in pericolo di vita nel reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino, con fratture ed ecchimosi su tutto il corpo, per fortuna sta meglio, ma è ancora ricoverata in ospedale. Ancora cronaca, indagato per omicidio colposo e caporalato un imprenditore agricolo del Tarantino. Un bracciante agricolo svenne mentre lavorava senza più svegliarsi. Un imprenditore agricolo del Tarantino è indagato dalla procura per omicidio colposo e caporalato in relazione alla morte di Raywinder Sindung Singh, bracciante agricolo indiano di 38 anni. Il 26 maggio scorso Singh fu portato all'ospedale San Pio di Castellaneta dopo aver accusato un malore nelle campagne di La Terza, ma quando arrivò per lui non c'era più nulla da fare. L'imprenditore agricolo spiegò ai sanitari che l'uomo era svenuto mentre lavorava, perdendo conoscenza. Il procuratore Puntasuglia e il PM di Tursi disposero l'autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare la tempestività dei soccorsi. La salma dell'uomo è stata rimpatriata in India il 26 giugno scorso dopo l'arrivo dei familiari in Italia e il conseguente nulla osta. Emergono nuovi elementi sulla morte dello chef stellato Raffaele Casale. Nelle scorse ore l'udienza per riaprire il caso, la famiglia chiede giustizia e il GIP si riserva di decidere entro fine mese. Il GIP del Tribunale di Trani si è riservato di decidere in merito all'ultima opposizione prodotta dalla famiglia Casale contro la richiesta di archiviazione delle opposizioni degli indagati nel procedimento penale riguardante le cause della morte dello chef Raffaele Casale avvenuta il 16 agosto 2017. Sarebbe emerso un ulteriore dettaglio che ha nuovamente scosso papà Felice. Mio figlio addirittura passa per neopatentato.
quando il 30 maggio 2017 mio figlio aveva fatto una domanda di smarrimento della patente e fanno risultare che lui aveva conseguito la patente A e B il 30 maggio 2017. I legali della famiglia del giovane professionista, costituita parte civile nel procedimento, hanno prodotto una nuova documentazione dalla quale si evincerebbe, a detta degli opponenti, un più che evidente concorso di cause esterne alla supposta imperizia del motociclista all'origine della caduta. In particolare, il papà di Raffaele, Felice, ha prodotto foto riguardanti la presunta avvenuta pulizia della strada dagli aghi di pino durante i rilievi della Polizia di Stato, quando ancora la salma era sulla scena dell'incidente. Cumuli di aghi di pini non vengono messi in incidente probatorio, dove si evince che la moto andava a 60 all'ora e non 90 all'ora, perché gli aghi di pino hanno fatto scivolare la moto. Il pubblico ministero nell'ultima udienza ha chiesto l'archiviazione del procedimento, mentre nel frattempo si avvicina la data limite della prescrizione che potrebbe fare cadere alcune delle accuse più importanti a carico dei 5 indagati. Un padre che perde un figlio, dopo si deve pure essere umiliato, non aveva dormito, non sapeva guidare. Ma voi veramente le persone le volete riammazzare 100 volte? E ci sarà la musica in comune a Corato il 12 luglio per ricordare le vittime della strage ferroviaria e parla di un grave atto di insensibilità istituzionale. Il papà di uno dei ragazzi scomparsi quel 12 luglio del 2016 in quel tragico incidente ferroviario tra Corato e Andria, a creare sgomento tra i parenti delle vittime, l'inserimento nel cartellone estivo della città di Corato proprio di un concerto di musica elettronica nel chiostro comunale, proprio in quel giorno di quel terribile evento. Diciamo che è il coltello che gira nella piaga, però per noi il 12 luglio è ogni giorno. Ma noi quel dolore è nostro, non lo vogliamo condividere, perché è l'unica cosa che ci resta del nostro Francesco. È una ferita ancora aperta in tutta la comunità, ma soprattutto tra tutti quelli che hanno perso un proprio caro nel tragico incidente ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Corato-Andria, in cui persero la vita 23 persone. Tra questi anche Francesco Tedone, 17enne di Corato. Suo papà Vincenzo nelle scorse ore si è espresso duramente circa la manifestazione musicale prevista proprio nella sua città all'interno del chiostro comunale il 12 luglio, parlando di un atto di insensibilità istituzionale. Ogni giorno muoiono figli, ogni giorno c'è un lutto. Ma il 12 luglio festeggiare in una casa che è di tutti, ovvero il comune, che il 12 luglio ci ha visto protagonisti tutti quanti in quel comune, come dicevo prima, a chiedere informazioni dei propri cari che non si trovavano, dei vari feriti, dove erano stati portati, dove potevano centralizzare eventuali ricerche. Oggi sapere che si fa una festa, o meglio, si dà la possibilità di fare musica elettrica e percussioni, sono contrariato e mi dispiace. Tutelare gli anziani dalle truffe, forze dell'ordine, terzo settore e pubblica amministrazione avviano un protocollo per tutelare le fasce più a rischio della popolazione. È stato presentato a Trani il progetto Occhio alle truffe, guardiamo. Informare e proteggere i cittadini, con particolare attenzione agli anziani. E questo è uno degli obiettivi del progetto Occhio alle truffe presentato a Trani. L'associazione Anteas, tra i promotori dell'iniziativa, ha programmato un fitto calendario di incontri per sensibilizzare e informare la comunità, in particolare le persone anziane, sui rischi delle truffe e su come prevenirle, attraverso una serie di appuntamenti che si terranno per tutto il mese di luglio e agosto nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione adulta. Si tratterà di una vera e propria campagna di informazione e sensibilizzazione per fornire consigli pratici attraverso il supporto delle forze dell'ordine, di esperti, consulenti legali e psicologi. C'è necessità di sia di fare prevenzione che anche un'attività postuma alla truffa, perché solitamente quando succedono questi episodi l'anziano, che molte volte è solo, cade in una sorta di depressione o comunque c'è un vulnus della propria autostima. Chiama questo numero che adesso faccio vedere, 800 090 388. Questo è il numero gratuito al quale le persone possono naturalmente rivolgersi una volta che dall'altra parte naturalmente
naturalmente ci sarà un centralinista che risponderà alla telefonata, verrà individuato il tipo di naturalmente bisogno, o un bisogno di un punto di vista di consulenza legale o un supporto psicologico. Attraverso questa convenzione abbiamo deciso di intervenire in modo capillare sul territorio, quindi abbracciando varie fasce della città attraverso una serie di eventi itineranti che avranno appunto l'obiettivo principale di fornire una serie di strumenti agli anziani per poter riconoscere la truffa e quindi anche difendersi e capire quali sono poi successivamente i mezzi da attivare per la propria tutela. E il testimonial del nuovo spot per la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dall'Arma dei Carabinieri è l'attore pugliese Lino Banfi. Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Nella lotta alle truffe, specie quelle ai danni degli anziani, i carabinieri hanno un'arma in più. L'attore Lino Banfi è il nuovo testimonial della campagna di prevenzione rilanciata ancora una volta dai carabinieri ed è protagonista di uno spot chiaro, divertente, semplice, ma non semplicistico. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lì non le sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. È quello che dico io. L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Nel corso di un dialogo con il suo comandante di stazione, il nonno d'Italia racconta di alcuni suoi conoscenti che hanno subito truffe, da qui il monito del maresciallo che si incastra nell'attività di informazione che i carabinieri stanno portando avanti in tutta Italia. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi. Chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh? E noi ci fermiamo per una breve pausa, pochi istanti, poi torniamo sempre in diretta con le notizie dai territori di Puglia e Basilicata su Antenna Sud. Restate con noi. Bentornati sempre in diretta con l'informazione di Antenna Sud. Andiamo a Taranto, dove parte il corso di laurea in farmacia. Nelle scorse ore c'è stata la presentazione, non è mancato il botta e risposta Meluccio Emiliano sul Dipartimento Biomedico. Un altro sogno che si realizza per Taranto: è tutto pronto per il via subito dopo l'estate del corso di laurea in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, il secondo in ambito regionale. All'incontro hanno partecipato i massimi rappresentanti universitari e le istituzioni cittadine presso l'auditorium del BAC. La sede prescelta sarà quella della Banca dei Saperi in Piazza Ebalia, dove si trova già la facoltà di medicina, che non perderà aule. Le iscrizioni procedono di buona lena e si punta ad accogliere a Taranto anche studenti di fuori regione. È l'Università Aldo Moro. È molto lieta di poter così far sì che Taranto abbia sedi adeguate alle esigenze di un capoluogo come quello ionico di ampia speranza e virtuoso per il proprio futuro. Noi ce lo auguriamo, ma ne siamo convinti, che i nostri ragazzi possano compiere i propri studi sul proprio territorio senza allontanarsi. Non è mancato un tratto polemico. Il sindaco Melucci nelle scorse ore, con una lettera, ha chiesto conto al presidente della regione Emiliano sulla sorte del finanziamento regionale per l'istituzione del Dipartimento Biomedico. Il governatore ha risposto in modo piccato: oggi è una bella giornata, siamo veramente grati all'Università Aldo Moro e al corso di farmacia che ha inteso scommettere ancora una volta su questa città. Ora sta a noi in qualche maniera creare l'ecosistema confortevole perché l'operazione sia di successo. Le delibere che riguardano la facoltà di medicina della Regione Puglia sono complete, spiegheremo ogni cosa al sindaco, che continua ad avere il nostro sostegno. La città di Taranto è sostenuta dalla Regione Puglia come probabilmente nessun'altra città della Puglia. I progetti di Cold Ironing, le opere per l'ANSA di Maria Isabella e ancora la camionale e la viabilità, oltre al nuovo terminal crociere. Tutto questo in un'ottica verde. Il commissario straordinario dell'autorità portuale Mare Adriatico Meridionale, il contrammiraglio Vincenzo Leone, fa il punto su quello che sarà il suo mandato. Abbiamo messo sulla costa e a mare, su questo splendido mare di Puglia, tantissime cose importanti per lo sviluppo del sistema portuale. Dalla camionale
nazionale alle opere di completamento per l'Anza di Marisabella, dalla viabilità al nuovo terminal crociere, il tutto in un'ottica green, sostenibile e, parola d'ordine, rispettosa dell'ambiente. Il commissario straordinario dell'autorità portuale del mare Adriatico Meridionale, il controammiraglio Vincenzo Leone, fa il punto su quello che sarà il suo mandato dopo le dimissioni per motivi di salute di Ugo Patrone Griffi, il numero uno della Guardia Costiera Pugliese, che nelle scorse ore ha illustrato anche quelli che saranno i progetti per lo scalo del capoluogo messapico, parla prima di tutto dell'appalto integrato per la progettazione e i lavori per la realizzazione dei sistemi di cold ironing nei porti di Bari e Brindisi, oltre 28 milioni di euro per garantire una maggiore ecosostenibilità e una significativa riduzione di CO2. Cioè quella possibilità di elettrificare le banchine che qui a Bari e a Brindisi ci consentirà di abbattere notevolissimamente le emissioni delle navi. In una serie di opere che renderanno questo scalo, al pari di quello che appunto è Brindisi e gli altri porti del sistema, veramente all'avanguardia. Soprattutto perché tutto lo stiamo orientando, al netto delle risorse importantissime del PNRR, con un'ottica costituzionale. E cioè con un'ottica rispettosa per l'ambiente. Sicurezza, ma anche sfruttamento del lavoro, bisogna cambiare con iniziative referendarie a livello nazionale e la Puglia non gode di buona salute. Questo è emerso nel corso del convegno della CGIL a Bari. Non è solo la sicurezza il tema, ma lo sfruttamento. Al centro il lavoro. La CGIL chiede un cambio, è pronta a farlo tramite referendum. Obiettivo contrastare povertà ma anche le norme sul subappalto. Le iniziative sono di carattere nazionale ma trovano ampio consenso anche nell'appuntamento di Bari che si occupa di tutti questi temi alla presenza di esponenti regionali e nazionali. Gigi Abbucci fa il punto ai nostri microfoni. Intanto bisogna contrastare la precarietà, bisogna contrastare le norme sul subappalto, bisogna garantire ai lavoratori delle condizioni dignitose nei luoghi di lavoro. Solo così noi potremo riuscire ad affrontare anche culturalmente dal basso il tema della salute e della sicurezza, che non può essere ancora una volta affrontato come questo governo prova a fare, in una logica e in una retorica repressiva del tema e dei fatti che accadono. Occorre modificare le condizioni di lavoro, occorre modificare il modello di sviluppo che metta al centro la persona, i diritti e le condizioni di tutela. La situazione non è delle migliori, soprattutto per quanto riguarda anche la piaga del lavoro agricolo. E ricordo che da ultimo, infatti, il presidente Emiliano ha emesso un'ordinanza di divieto di lavoro nelle ore più calde, proprio riguardante il lavoro agricolo. È chiaro che è una questione che riguarda più la competenza statale che la competenza regionale, ma questo non esime la regione dal prendere sicuramente dei provvedimenti anche legislativi. Cambiamo territorio, ci spostiamo adesso a Grottaglie, dove il Cinsella Festival lascia le cave di Fantiano. Sentiamo le motivazioni, sono state pubblicate in un post. È la necessità di puntualizzare alcuni aspetti che porta Gianni Raimondi, presidente dell'Associazione Culturale Afosei, e Michele Riondino, il direttore artistico del Cinsella Festival, ad affidare ad un post social le motivazioni che hanno portato il Cinsella a lasciare le cave di Fantiano a Grottaglie. Si parte da ottobre 2023, quando l'Associazione Culturale Afosei aveva inviato a mezzo PEC all'indirizzo del comune di Grottaglie, del sindaco e dell'assessore con delega allo spettacolo una mail in cui si descrivevano le criticità tecniche e logistiche legate alle cave di Fantiano, dalla predisposizione di una rete internet efficace in grado di garantire il funzionamento delle biglietterie e delle casse, alla polverosità dell'area eventi, all'inagibilità dei bagni esistenti, tanto da rendere necessario il noleggio di quelli chimici, al servizio navette inesistente, fino alla viabilità. Problematiche e costi che ogni anno ricadevano sulle casse dell'organizzazione, che ha sempre cercato di garantire la massima qualità dei servizi nonostante le difficoltà, precisano. Per l'edizione 2023 è stato riconosciuto un contributo di 4.000 euro netti, mentre l'unica edizione che ha beneficiato di un contributo significativo da parte del comune di Grottaglie, 15.000 euro, è stata quella del 2021 all'interno della progettualità legata alla capitale europea dello sport. Quella lettera via PEC si concludeva, scrivono, evidenziando che la mancanza di un contributo economico per l'edizione 2024 avrebbe comportato l'ipotesi di spostamento del festival in un'altra località e alla richiesta di una convocazione urgente delle parti
concludono: non abbiamo ricevuto risposta. Segno, scrivono Raimondi e Riondino, sempre nel Post, che il Cinzella Festival non rientrava evidentemente più nei programmi dell'amministrazione. E a pochi giorni dalla festa patronale di Barletta, la Madonna dello Sterpeto ha raggiunto San Ruggero in un cammino che va da via Trani fino al cuore della città, trasportando in questo percorso la sacra effigie. Quest'anno, per la prima volta ad accompagnare la Vergine, c'erano anche le massime istituzioni della provincia. Ad accompagnare in processione la sacra icona della Madonna dello Sterpeto di Barletta, che dal santuario a lei dedicato raggiunge San Ruggero nel cuore della città in occasione della festa patronale, quest'anno c'erano anche la prefetta della stessa provincia pugliese Silvana D'Agostino ed il questore Alfredo Fabrucini, neo insediati eppure già perfettamente aderenti al corpo di una comunità devota. Entrambi di origini napoletane e insieme sentitamente partecipi alle tradizioni di questa terra. Un momento solenne a cui partecipa, oltre alle massime autorità cittadine, l'intero clero del territorio. Un tragitto rituale, quello della Madonna dello Sterpeto, che da via Trani fa il suo ingresso in città passando per Piazza della Sfida e prosegue lungo Corso Cavour, dove ad attenderla ci sono le suore dell'Istituto Salesiano del Sacro Cuore. Quindi l'arrivo al monastero di San Ruggero, il momento più emozionante per la comunità barlettana, che culmina con un applauso. Un ritrovarsi che avviene una volta l'anno, quando a luglio la Madonna dello Sterpeto, tornando in città, si sofferma all'ingresso del monastero di San Ruggero e attende l'uscita del busto argenteo del Vescovo di Canne per raggiungere insieme la Basilica di Santa Maria Maggiore. È da qui che la gente di Barletta rende omaggio ai santi patroni della città per un'intera settimana. Il clou delle celebrazioni, da sabato 13 a lunedì 15 luglio. Maria Santissima dello Sterpeto e San Ruggero Vescovo sigillano la testimonianza di un legame votato ad amplificare la protezione nei confronti dei cittadini. Lasciamo ora la stessa provincia pugliese, ci spostiamo in terra di Brindisi, dove si è svolta proprio nella città brindisina la 62esima edizione del premio Campiello. A Brindisi, una tappa del tour degli autori finalisti al premio Campiello. L'evento si è tenuto presso il porticciolo turistico. Si tratta della 62esima edizione del concorso di narrativa contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello Confindustria Veneto. L'incontro con tre dei cinque autori finalisti ha attirato l'attenzione di numerosi appassionati di letteratura contemporanea. I tre autori che hanno parlato dei loro lavori sono stati Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro, Marsilio, Federica Manzon con Alma, Gian Giacomo Feltrinelli, Vanni Santoni con Di Laga ovunque, la terza. L'evento è in sintonia con la candidatura di Brindisi a Capitale della Cultura 2027. Lo ha sottolineato il sindaco Giuseppe Marchionna, presente alla manifestazione, e lo ha ribadito anche ai microfoni di Antenna Sud il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis. Noi pensiamo che questo evento sia importante e questo evento, insieme agli 80 anni di Confindustria Brindisi, che abbiamo, come dire, pian piano portato con tanta fatica in questi mesi, abbiamo avuto oggi un'altra garanzia che nel 2025 ci sarà nuovamente a Brindisi, quindi ormai lo stiamo istituzionalizzando. Mi fa piacere averlo fatto con questa presidenza, con Confindustria, con tutti gli associati. Grazie a tutti gli associati, grazie anche a questa città. Io credo che abbiamo bisogno di iniziative del genere e credo che questa sia una delle iniziative che possa anche, come dire, essere portata a casa all'interno della candidatura di Brindisi Capitale della Cultura Italiana 2027. Puglia Evo 2024 è l'evento che celebra l'olio, una delle eccellenze della nostra terra. Le nostre telecamere sono andate in una masseria di Ostuni all'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana Sommelier. L'olio è un prodotto d'eccellenza della nostra terra e proprio l'olio è stato il protagonista di un evento organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier Masseria Montalbano di Ostuni, alla presenza di numerosi esperti del settore. Non solo vino ma anche olio, e quindi un grande evento, primo degli eventi sull'olio nella nostra regione. In questo momento i produttori stanno facendo degli ottimi oli. Ovviamente quest'anno ce ne sono diversi premiati tra le varie categorie, fruttato medio, fruttato leggero e fruttato intenso. E abbiamo riconosciuto i vari degustatori che hanno fatto le varie degustazioni, hanno riuscito all'interno dei vari oli importanti con qualità veramente eccezionali. Beh, evidentemente bisogna
cominciare a far capire ai consumatori che l'olio è sicuramente buono, è sicuramente un condimento eccezionale, ma ha degli elementi nutraceutici e nutrizionali che sono unici al mondo. A fare da cornice all'evento anche la premiazione delle migliori etichette che si sono distinte per una produzione di qualità. Ma qual è lo stato di salute dell'olivicoltura in Puglia? Ma è stata una grande annata, nonostante la xylella, i temi che sono oggetto di una discussione importante. Qualcuno dice che non è un'emergenza, noi invece riteniamo sia un'emergenza perché mezza regione è toccata da questo tema. Non vogliamo stare e rimanere da soli, ma vogliamo condividere con le comunità nazionali e europee il tema vero della ricostruzione di un patrimonio che è paesaggio, è ambiente, è abbattimento di CO2, è produzione e anche qualità della produzione. E con questo servizio chiudiamo il nostro telegiornale. Vi ricordo che potete continuare a seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.antennasud.com. Grazie come sempre dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.